L'allarme scatta alle 20.46, le 2:15 in Italia. I sismografi installati nel Pacifico registrano una scossa potentissima di magnitudo 8.2 a largo delle coste settentrionali cilene, epicentro a 86 km a ovest della città di Iquique. In pochi minuti le autorità cilene ordinano l'evacuazione preventiva della popolazione da tutta la costa del paese e lanciano l'allerta tsunami, allarme stesso poco dopo anche in Colombia, Ecuador, Panama, Hawaii e Perù. I migliaia sono costretti a lasciare nella notte le proprie case per cercare riparo nelle alture cilene, 6 i morti accertati, uccisi dai crolli o stroncati da un infarto, e a Iquique si contano anche 300 detenute evase da un carcere femminile. Il governo di Santiago ha dichiarato zona di catastrofe le 3 regioni più colpite dal sisma e ha inviato l'esercito. Domani la presidente Bachelet si recherà nelle zone terremotate, ma già alle prime luci del giorno è apparso chiaro che si è scampato un disastro che poteva essere ben più grave. Nelle ultime 2 settimane erano state almeno 400 le scosse registrate nel nord del Cile, 40 quelle avvertite dalla popolazione che da giorni viveva nel terrore aspettando il terremoto. Situato sul cosiddetto anello di fuoco, il Cile convive da sempre con l'incubo sisma. 4 anni fa, era il 27 febbraio del 2010, una scossa superiore a quella odierna di magnitudo 8.8 sconquassò il sud del Cile, uccidendo 500 persone.